corretto con Pio Russo e il professore Severino Nappi. Giovedì 29 ottobre, buongiorno da Pio Russo e da Lollo Maggio in parte tecnica, parte caffè scorretto, come sempre offerto dal professore di diritto del lavoro Severino Nappi. Buongiorno Severino. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Bentornato ai nostri microfoni, nonostante la giornata di pioggia noi siamo comunque qui. Ci dobbiamo rassegnare, ormai verrà l'inverno, però stiamo studiando di abrogarlo. Davvero? Perfetto. Renzi ce lo proporrà entro in un allegato alla legge di stabilità. Riuscirà a fare anche quello, non ma credo. Non credo. Prometterlo sicuramente. Allora, oggi caffè scorretto con poco zucchero, perché partiamo subito con una polemica, la polemica di Luca Rosibindi. Dure parole del governatore della Campania, che ha detto: ha fatto un atto infame di responsabilità o irresponsabilità a 24 ore alle elezioni, un atto di una scorrettezza unica. E poi ha detto che è impresentabile da tutti i punti di vista e che rimprovera alla Bindi la sua stessa esistenza. Beh, primo commento, direi che De Luca è un cafone. Però questo, insomma, ormai è sostanzialmente noto. E poi questa è la vicenda Bindi-De Luca, e lo dico senza essere un particolare stimatore di Rosy Bindi, che spesso ha avuto delle cadute di stile anche lei rispetto alla nostra terra, perché è quella signora che disse che noi siamo endemicamente camorristi, quindi non è che è una lotta tra giganti, al contrario. Però detto questo, trovo che la vera questione di fondo sia fondamentalmente questa di usare le parole come clave, di offendere dal punto di vista personale gli altri senza entrare nei contenuti, perché poi quello che ha detto De Luca non è che la Bindi ha sbagliato, ha detto che appunto l'ha accusata personalmente anche in modo sgradevole, facendo riferimento all'aspetto, insomma cose già viste, tristi, brutte, quelle che poi allontanano le persone dalla politica. Il vero tema è un altro anche, però. Non è che poi Rosy Bindi, per quanto riguarda De Luca, avesse detto una cosa totalmente falsa. Beh, che De Luca fosse un signore che, candidandosi, ha messo la Regione Campania in una condizione di difficoltà, è vero, e oggi lo dice la Corte Costituzionale, che ha deciso il caso De Magistris, dicendo che la legge Severino, quella brutta legge, ma legge, è costituzionale e quindi legittima, e quindi ci avviciniamo al momento della sospensione del presidente De Luca, cosa che si temeva e che forse lo rende nervoso. Vogliamo spiegare appunto la legge Severino da un punto di vista giuridico? Ma la legge Severino è una legge che stabilisce che a certe condizioni, condanne, già passate in giudicato, processi di un certo tipo, eccetera, 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 una persona non può assumere determinate cariche pubbliche, oppure se già le ha, viene sospeso per un certo tempo, oppure ancora non può essere candidato per un certo tempo di fronte a certi tipi di condanne. Si può dire di tutto, va bene, non va bene, eccetera, ma è una cosa che è lontanissima. Addirittura la prima legge in questo tema, su questo argomento in Italia, risale al 1990. In piena Prima Repubblica stabilirono che i condannati in primo grado per certi tipi di reati contro la pubblica amministrazione non potessero entrare più nelle amministrazioni comunali. Di lì, piano piano, nel corso del tempo, si è esteso il campo di applicazione. Ora, noi abbiamo vissuto un'estate di minuetti, e qui c'è stata una certa leggerezza, mi dispiace dirlo, anche dai magistrati giudicanti in quelle vicende che ci sono state negli scorsi mesi, per domandarci se questa norma fosse o meno costituzionale su un principio, quello della cosiddetta irretroattività, cioè è una cosa che è un po' difficile da spiegare, però ci provo. Proviamo. Cioè, se una legge interviene a partita in corso, non può valere per quello che non è retroattiva. Non è retroattiva. Questa era la tesi De Magistris ed era anche la tesi di De Luca. In realtà non è così, perché contrariamente a quello che noi pensiamo, il principio di irretroattività, cioè che le cose non valgono per quanto si è già verificato, ha una sfera molto limitata, che è quella del processo penale. Se cioè un signore, dopo che ha commesso il fatto, viene giudicato, non può essere giudicato con le norme nuove, magari più pesanti, che sono state introdotte, solo se sono più leggere. Ed è un principio, una scelta che ha fatto la Costituzione, e questa scelta è una scelta, diciamo, insindacabile dei nostri costituenti. Ma quel principio non vale per tutti gli altri casi. Quindi normalmente vale la regola per cui a ogni caso, a ogni storia, si applica la legge in corso. Perfetto. Ma io ti volevo fare anche un'altra domanda per quanto riguarda sempre la vicenda Bindi De Luca, il linguaggio della politica. Allora, tu hai citato la Prima Repubblica. Io ricordo, nonostante sia relativamente giovane, che comunque in tempi di Prima Repubblica c'erano vari litigi fra le varie fazioni, però non si è mai scesi in un linguaggio che potesse essere offensivo. Adesso invece
De Luca ha usato, è stato abbastanza cafone, come hai detto tu prima, ha usato dei termini abbastanza pesanti nei confronti di Rosy Bindi. Ti sembra che questa ma situazione... pesanti personali, la cosa difficile, tu puoi essere anche durissimo col tuo avversario, ma non per questo devi essere cafone, che è un'altra cosa, è un problema di cattiva educazione. Ok, però ti sembra che questa situazione sia figlia dei tempi? Cioè, è figlia della pochezza di questa classe dirigente che, siccome non sa quasi mai di che cosa parla, si rifugia nell'assalto personale, nello scambio di coltellate sotto la cintola con linguaggio da volgare, da caserma, come si diceva una volta, perché non ha esattamente contenuti da rappresentare, perché è molto più complicato spiegare le cose, avere delle proposte, delle idee, dei progetti, molto più facile starnazzare come oche, ed è quello che abitualmente si fa. Poi diciamo la verità, il sistema delle informazioni ci gode, perché mettere due signori che si accapigliano, magari come è successo qualche volta, si tirano per i capelli in diretta TV, è comunque più divertente. Direi solo che è un divertimento triste, è un divertimento triste. Noi avremmo bisogno quindi di censurare questi comportamenti, teoricamente ci sarebbero anche degli strumenti per farlo, e fondamentalmente cercare di chiedere a chi ci rappresenta a vario livello di spiegarci che cosa vuole fare, non perché l'altro è brutto, sporco, cattivo o magari non si lava. A proposito della legge Severino, sempre ad 8:30, perché poi queste dichiarazioni ci sono state nella trasmissione della 7:30, e Luca ha detto: se dovessi essere sospeso mi farò 18 mesi di vacanze a spesa dello Stato. Beh, innanzitutto è tanto per dire una sciocchezza anche questa, perché non si fa, per fortuna non verrebbe pagato. E credo quindi, che fosse una provocazione. Ma De Luca, innanzitutto c'è un problema ulteriore. De Luca dimentica, o meglio fa finta di voler far dimenticare ai cittadini di questa regione che lui non ha soltanto il problema di questa vicenda, ma è sotto processo attualmente a Salerno, con un processo addirittura d'arrivo che nel caso fosse condannato prevede addirittura pene peggiori di questi 18 mesi, e prevede espressamente la sua sospensione, stavolta per la condanna nuova che è per reati contro la pubblica amministrazione. Insomma, personaggio, come direbbe lui stesso di sé, un personaggetto, cioè qualcuno che fondamentalmente dice delle cose che hanno poco attinenza al reale, solo che le dice con tanta sicurezza, con tanta boria, che insomma le persone normali pensano, beh, sarà vero, per dirlo con tanta forza sarà vero, invece no, spesso non è così. C'è un'altra domanda che voglio farti su questa vicenda, ma la faremo dopo una piccola pausa. Però 081 552 5891 per chiamarci in diretta, 389 120 99 88 per mandarci un WhatsApp e fare le vostre domande al professore Severino Nappi. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa. Caffè Scorretto. Caffè Scorretto. E riprendiamo il nostro caffè scorretto, riprendiamo a sorseggiare questo caffè con Severino Nappi e Pio Russo. Allora, prima della pausa, nel fuori onda ti ho detto che ti volevo fare una domanda. C'è una dichiarazione a proposito della vicenda di Luca Bindi di Claudio Fava, vicepresidente della commissione antimafia, che ha definito il linguaggio con cui De Luca ha attaccato la Bindi un linguaggio camorristico. Qual è la tua opinione in merito? Beh, dire che una persona non merita di esistere, insomma, francamente è molto brutta come cosa, anche perché oggettivamente è la negazione del diritto degli altri di stare su questa terra e di fare quello che si ritiene. Insomma, francamente è una idea di annientamento che è molto pericolosa, che sia espressione di un linguaggio gergale da telefilm Gomorra, non lo so, ma sicuramente è qualcosa che non deve rientrare nel patrimonio di qualcuno che in questo momento, direi illegittimamente, riveste una carica istituzionale di così alto livello. Quindi certamente va censurato l'idea di accostare una proposta politica, un contrasto politico con addirittura discussioni di questo genere. Insomma, augurare la scomparsa fisica, la morte quindi, di una persona, credo che sia una cosa, insomma, veramente sopra le righe. Tant'è vero che anche il PD si è ricordato di questa cosa e credo che il ministro Boschi abbia censurato oggi formalmente De Luca, aggiungendo un particolare che mi lascia però perplesso, cioè ha detto è un governatore capace. Sì, da quale elemento nei fatti di questi 150 giorni l'abbia tratto ancora dobbiamo sapere, ma è sicuramente un auspicio. La Boschi ha fatto delle dichiarazioni rilasciate a Repubblica, però il termine usato da Fava, camorristico, secondo te è un termine che poi è legato alla terra? Ah, come no, c'è questo rimpallo, per cui alla fine noi ci andiamo sempre per sotto da questo punto di vista, cioè noi siamo sempre quelli che poi rimandiamo all'immagine criminale che è quella che non dovrebbe appartenerci. Bisogna stare attenti anche per questo. Fava in realtà è anche lui
uomo di una terra complicata come la Sicilia, e quindi evidentemente, insomma, è anche portato a questo tipo di linguaggio. Dovremmo invece fare uno sforzo però per stare attenti. Io credo che la migliore discussione, insisto, mi permetto di insistere, che la cosa migliore da dire a De Luca è che è un cafone. Perfetto. Ti ho fatto poi la domanda su Fava perché hai ricordato poi quello che disse la Bindi all'epoca sul fatto che la camorra sia un po' radicata nel DNA dei partenopei, che forse magari è stata anche un po' travisata come dichiarazione, però resta quella, cioè è no, quella. Ma, insomma, no, sicuramente sì, un tentativo penoso anche in quell'occasione di arrampicarsi sugli specchi, non è così, non intendevo dire questo, bla bla bla, insomma alla fine... Questa gente parla di cose anche brutte, difficili, che stanno fortemente condizionando anche l'immagine di questa terra in giro per il mondo, e lo fanno con la massima suavità. Spesso vengono, dicono due fesserie e se ne vanno. Cambiamo argomento. Spero di pronunciarlo bene. SMIVEZ. Come no? È l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel sud, che nasce nel 1946, nel dicembre del 1946. C'è stato uno studio sui dati di crescita del sud, sono un po' ridicoli, cioè, si parla che nel 2015 il PIL per quanto riguarda il sud cresce dello 0,1%, nel 2016 migliora leggermente e sale allo 0,7%. Sì, lo SMIVEZ è un istituto molto serio, con un presidente Giannola che è una figura certamente autorevole nel modesto panorama intellettuale di questa terra, e da molti anni fa questo tipo di attività di andamento e di segnale sull'economia, in particolare del Mezzogiorno. Va detta una cosa, che quello che dice SMIVEZ da molti anni è attestato attorno ad alcune segnalazioni di difficoltà di questo territorio, che si possono risolvere in una sola parola: abbiamo bisogno di misure straordinarie, non ritualmente ma concretamente, e per esempio SMIVEZ ha le sue idee, non le condivido del tutto, ma sono delle posizioni sicuramente importanti, che dovrebbero dare l'idea di un cambiamento che non passa per slides, affermazioni agostane, come è accaduto anche quest'anno, ma passa attraverso una serie di misure di intervento. Quello che dice SMIVEZ, secondo me, è pericoloso su un altro dato. L'Europa in questo momento attraversa quella che gli economisti dicono essere una ripresina. La ripresina in numeri si traduce nell'1,5% su base europea, in Italia lo 0,9%, nel Mezzogiorno lo 0,1%. Esatto. E questo è il dramma reale, non è il fatto che siamo in presenza di una calma piatta. Perché 0,1 è inesistente, è un dato inesistente. No, la cosa drammatica è che noi abbiamo vissuto una crisi, ecco, bisogna stare attenti, bisognerebbe che tutti studiassero un po', perché ne va del nostro futuro. Negli anni passati il Sud ha vissuto una crisi drammatica, in alcuni casi ci sono state anche delle capacità di resistenza, quindi abbiamo perso, ma abbiamo perso in media gli altri. Che cosa sta accadendo di drammatico oggi? È che, cominciando una lievissima ripresa a livello internazionale che parte dagli Stati Uniti e poi sta arrivando in Europa, noi questa ripresa non la vediamo neanche per un po'. Semplicemente c'è uno scostamento tra dello 0,1%, cioè pochissimo, che è probabilmente un effetto puramente meccanico, automatico di certi adeguamenti. Basta dire che cosa è successo, se poi diciamo. È il petrolio nella Basilicata, che francamente a noi ci lascia indifferenti, e l'aumento di vendite della Fiat in due regioni del Mezzogiorno, risultato di questa cosa 0,1%. Rispetto all'economia del nostro territorio praticamente niente. Allora il tema vero qual è? Che di fronte a un dato come questo il nostro Premier, dopo averlo annunciato ad agosto, avrebbe dovuto infilare nella legge di stabilità delle misure serie a sostegno del Sud. La cosa drammatica, non ha fatto neanche quello che ha detto che avrebbe fatto, che comunque era poco. Doveva fare il credito d'imposta ed è scomparso, se non in una misura ridicola. Doveva garantire misure straordinarie per l'occupazione del Mezzogiorno. Addirittura siamo tornati in una condizione che è peggiore del 2015 e addirittura peggiore della condizione storica del Sud. Cioè, dal 1990 in Italia esisteva un meccanismo che favoriva le assunzioni a tempo indeterminato per i disoccupati di lunga durata. È stato abrogato nel 2015 per favorire col Job Act i nuovi tipi di contratti. Questa cosa al 31 dicembre 2015 finisce. Dal 1 gennaio 2016 l'unica cosa che è prevista è che se assumi un disoccupato ti danno un contributo che è il 40%, ma al mio paese il 100% è due volte in me, cioè è il 60% in più del 40% che ti daranno. Quasi due volte. Tant'è vero che invece in vorrei dire anche che lodevolmente gli assessori delle regioni dell'Italia meridionale, con il nostro assessore Lepore, hanno anche segnalato la disponibilità invece delle regioni del sud a fare uno sforzo in questo senso. Io apprezzo soprattutto l'idea di far sistema, perché al di là dei colori esiste una vera questione, che è quella del sud non gliene frega niente a nessuno, anche perché c'è a una partire dal nostro governo. Viceversa,
il fatto di far sistema è meritevole, lodevole, e quindi è giusto anche evidenziare quando c'è qualche segnale che va nella giusta direzione. Lo Smivez ha fatto venire fuori anche il crollo, sempre al sud, dell'occupazione femminile. Ma quello è un dato che è collegato ad una circostanza oggettiva. In una impresa che attraversa una situazione di crisi, inevitabilmente si cominciano a fare dei tagli. I tagli toccano, da un lato, le posizioni che sono meno strategiche all'interno dell'azienda, e in secondo luogo si fanno anche su base umanitaria. Allora che cosa succede? Questo è una situazione di fatto che io conosco anche professionalmente o anche dal punto di vista istituzionale, cioè quando ti trovi di fronte a dei licenziamenti collettivi, cioè la scelta dell'azienda di ridurre drasticamente il numero dei dipendenti, si fa anche una verifica. Se per caso il marito lavora, quindi c'è almeno qualcun altro, c'è un reddito, uno stipendio a casa, e quindi alla fine, nella tragedia che deriva da un licenziamento collettivo, si fanno anche scelte di questo genere. Questa cosa invece però apre un altro versante, cioè il vero dramma del nostro paese di ritardo sull'occupazione femminile è questo. In Italia lavorano le donne, ma soprattutto le donne non hanno la stessa progressione di carriera degli uomini, cioè ci sono molte più donne nella bassa fascia del lavoro rispetto all'alto, e questo ovviamente lo paghi proprio anche quando si verificano cose di questo genere, a proposito della strategicità o meno delle posizioni lavorative. Perfetto, allora cambiamo un po' argomento, siamo un po' più leggeri, però un caffè scorretto adesso te lo offro io. Prima di parlare di calcio, voglio chiederti la tua opinione sulla polemica della settimana dal punto di vista sportivo. Rossi Márquez. Boh. Rossi che ha buttato quella roba. Sì, come sì, no, come sì, no. Valentino Rossi, beh, hanno litigato. No, sono ragazzi. La mia domanda però è diversa, cioè ti sembra la solita polemica italiana? Cioè, se lo avesse fatto lo spagnolo a Valentino Rossi, quindi Spagna contro Italia, allora tutti quanti ad attaccare. Ma Valentino Rossi gode di un vantaggio che secondo me lo rende per noi sempre. È simpatico, è una persona con un sorriso con in qualche modo divertente, e quindi tranne qualcuno che magari non lo ama, vedo che ce n'è qualcuno anche qui, fondamentalmente gli viene più facilmente perdonato tutto, e quindi in questa storiella secondo me cioè, ha pagato anche questo elemento, perché la lite tra c'è stata tra questi, insomma, è stato. Tra l'altro io vorrei dire una cosa, io avrei paura a prendermi a calcio con qualcuno a 200 all'ora, quindi secondo me si rischia la vita. Si rischia la vita. La cosa grave è che sono degli sciagurati entrambi, per una cosa o per l'altra. È vero che sono abituati, però insomma. Parliamo di calcio invece, Napoli-Palermo ieri 2-0, però prima di parlare della partita in sé parliamo di una bellissima iniziativa poi che c'è stata allo stadio, il sostegno sì, poi al esatto. Sannio. Infatti va dato atto allo sponsor principale del Napoli di aver sostenuto una bellissima iniziativa, Risorgi Sannio, un segnale per dire che la Campania si stringe attorno a questa provincia, lo fa con i fatti, lo fa mantenendo viva l'attenzione che purtroppo i media non stanno dedicando adeguatamente a una situazione di difficoltà come quella di un'intera provincia. È bello che lo faccia, si faccia in una condizione di sport, è bello che ci sia stato questo grande entusiasmo. A proposito, continuano le iniziative a sostegno del Sannio, ce n'è una molto carina per sostenere le cantine sociali di Solopaca che tu hai sostenuto. Sì, e che bisognerebbe far tutto. Le cantine sociali di Solopaca hanno visto non distrutta la qualità, ma distrutta la forma della propria produzione, perché tutte le bottiglie sono state coperte di fango. Hanno scelto con una moda, con una cosa che anche dal punto di vista del marketing intelligente, hanno detto: ci sono le nostre bottiglie coperte di fango, il vino è buonissimo, esatto, solo che c'è il fango attorno, comprate. La cosa sta andando bene, è un modo anche per segnalare la volontà di fare le cose. Del resto il vino è lì dentro, io l'ho bevuto, è perfettamente identico anche perché quello... il vetro è un contenitore che difende, esatto, benissimo, quindi poi funziona la qualità benissimo del... E allora lo possiamo fare, possiamo fare questo, possiamo ricordare che c'è una provincia che ha bisogno di essere sostenuta, e quindi continuiamo a dire: comprate i prodotti del Sannio, andate a guardare sull'etichetta che c'è scritto da dove viene, se è del Sannio c'è un motivo in più per comprarlo. Anche perché la cosa bella è che ci siamo dati da fare, nel senso non abbiamo lasciato una campagna solo social per ottenere qualche mi piace in più, ma l'abbiamo fatto praticamente. Ripeto, io ho testimonianza diretta che tu hai acquistato appunto le bottiglie di vino della cantina solo parte. Ma una piccola cosa la dobbiamo fare tutti, cioè se la fa qualcuno serve a poco, se tutti quanti si danno da fare, beh, le cose cambiano. Che poi è anche un vino ottimo, quindi i vini rossi, io faccio una polemica, il vino bianco beneventano non mi piace, il vino rosso sì. Perfetto, allora torniamo invece a Napoli-Palermo, grande entusiasmo, l'ennesima vittoria del Napoli. Siamo tutti senza parole, perché non c'è altro da dire, 7 vittorie consecutive, ricorda i tempi di Garibaldi, quindi questa è una cosa commovente, ricorda tempi lontanissimi, e ovviamente quindi c'è un entusiasmo, bisogna fare ammenda nei confronti di Sarri, bisogna
essere consapevoli del fatto che c'è un gruppo che ha un grande entusiasmo e che questo è probabilmente anche merito di chi li mette assieme. Quindi Sarri è giusto dire anche quando le cose da persona intelligente ha detto una cosa particolare, ha detto sì è vero stiamo vincendo, non pronunciamo la parola che adesso noi pronunciamo, non la pronunciamo neanche noi, non si può dire niente anche perché io purtroppo non ci credo. Ok, dalla regia ci suggeriscono di non pronunciarla, però Sarri con la sua ironia anche figlia diciamo della nostra terra, perché poi Sarri comunque è originario di qui, ha detto la squadra è comunque scarsa e l'allenatore è inadeguato. Esatto, e ci ha ucciso come si dice da queste parti, perché è vero, è molto scherzosa ed è comunque una condizione di saggezza, perché un campionato complicatissimo come quello italiano, grandi squadre che oggi stentano ma che potrebbero riprendere il passo, poi c'è insomma per fortuna la Juve continua a perdere, questo ci addolora moltissimo e quindi però dietro l'angolo c'è sempre, posso anche cominciare a fioccare rigori. Non sarebbe la prima volta. Sì, infatti, ieri ci hanno un po' provato, se vogliamo. Infatti, siamo alle prove generali, per questo bisogna stare attenti. Tornando al discorso Napoli, molto entusiasmo in città. Io farò una piccola polemica che è figlia, diciamo, della mia indole, che poi comunque io ho un po' un animo polemico. Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, sarebbe una cosa di prestigio per la città. Però potrebbe distrarre poi da quello che sono i reali problemi. No, secondo me no, terra. Bisogna saperla vivere nel modo giusto. Un'eventuale vittoria del Napoli sarebbe un momento di grande gioia, di grande entusiasmo, che darebbe semplicemente una vetrina in più alla città e andrebbe sfruttata per quello che è, cioè un modo per festeggiare, per attirare l'attenzione e per divertirsi per qualche ora. Poi la vicenda della città è altra cosa, su quella bisognerà concentrarsi, c'è una scadenza l'anno prossimo sulle amministrative. Questa volta io spero che i napoletani facciano una cosa intelligente, dedichino più tempo alla scelta del voto che a quella del capitone a Natale. Facciamo questa promessa, perché secondo me la vera questione è che bisogna riflettere attentamente, non bisogna votare di pancia in un senso o nell'altro, bisogna fare una cosa che è importante. Per scegliere chi votare bisogna andare a controllare una persona che cosa ha fatto, chi è, qual è la sua storia, perché quello che ha fatto probabilmente inciderà su quello che lui farà ed è il modo migliore per valutare le persone. La questione stadio secondo te può incidere in campagna elettorale o su l'eventuale riconferma? Ma ne vedremo tante, perché De Magistris da ora in avanti farà fuochi di artifici, di promesse. Io me lo ricordo ancora quando nel 2011 girava promettendo l'assunzione dei disoccupati organizzati, la raccolta differenziata al 75%, Napoli più bella e pulita, le piste ciclabili, una fila infinita di benefits, bene comune, doveva rendere definitivamente fruibile l'acqua, migliorare la qualità. Mancava soltanto anche lui, insomma, qualcosa sul tempo, e poi ci aveva promesso un po' di tutto. Quindi sono sicuro che nei prossimi mesi fioccheranno offerte di questo genere. Basta insomma andarsi a fare una cosa, uno va a vedere che ha fatto tra il 2001, tra quello che aveva detto e quello che ha fatto, e poi valuterà per il prosieguo. Come hai detto tu, magari non votare di pancia ma valutare bene, sì, poi votare quello bene, che può stare essere... attenti, attenzione ai professionisti della promessa e anche quelli che dicono cose diverse. A me è divertito tragicamente una cosa che ho notato: io non avevo il piacere, da un po' perché mi annoia, di ascoltare Grillo, di cui invece tanti anni fa ero un fan quando faceva il suo mestiere, che è quello di fare il comico. Invece poi si è lanciato in questa cosa, l'ho sentito la settimana scorsa che parlava al comizio di Imola con la massima tranquillità, in 3 minuti ha promesso il lavoro sotto casa. Per sotto casa lui ha detto espressamente entro i 400-500 metri da casa propria, non più di 4-5 ore di lavoro al giorno, perché per il resto bisogna anche dare spazio alla vita. Chi non vuole lavorare ha diritto a un sussidio. Tutto questo nelle città pulite, con un'industria sostenibile e con un quadro di crescita che non si sa capisce come funziona. Insomma, francamente mi sono sentito un po' stupido. C'era uno che aveva la ricetta del bene e io non l'ho votato, ho detto vabbè, basta che mi garantisce quella cosa di cui parlavamo prima, lo scudetto del Napoli, dopodiché siamo a questo punto lo voto anch'io. Perfetto, allora siamo giunti al termine di questo appuntamento con Caffè Scorretto, che torna giovedì prossimo insieme al professore di diritto del lavoro Severino Nappi. Grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti, buona settimana. Ci vediamo, quindi, anzi, ci sentiamo il prossimo giovedì, grazie a Lolo Maggio in parte tecnica. Come dicevo, Caffè Scorretto torna giovedì prossimo. Caffè Scorretto.